faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mill che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è un bre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mill su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi ragazzi. Allora, per fare questo glitch dei soldi dovete essere in una lobby pubblica e questa lobby deve avere minimo più di 20 persone. Quindi vi consiglio di farlo in passiva questo glitch dei soldi e avere un'auto di strada che il suo valore alla vendita sia considerevole, insomma che valga parecchi soldi. Allora, possibilmente se avete la possibilità comprate questo garage che è meglio, diciamo, perché è stato già calcolato il punto di respawn. Una volta che avete il tutto, un garage possibilmente anche vuoto o con auto da sostituire, non so, con quello che volete, andate al punto azzurro come avete visto e entrate nel garage e uscite dal garage, ragazzi. Dopo aver fatto questo andate qui in fondo a questo parcheggio, in questa esatta posizione ragazzi, dovete mettervi dove sono io in maniera tale che il punto di respawn sia lo stesso e avrete la possibilità di accedere subito alla macchina nel momento opportuno. Una volta qui in fondo cosa dovete fare? Dovete richiedere una missione di Gerald, Simeon, Lamar, insomma chi cazzo volete voi, e aspettate ragazzi, aspettate qui che vi arrivi la missione e siete pronti per il glitch. Insomma, quando vi arriverà la missione cosa dovete fare ragazzi? Semplice, dovete entrare nella missione come state vedendo, uscire in fretta dalla missione e al volo salire in macchina ragazzi, al volo di corsa, e dovete pigiare subito acceleratore in maniera tale da partire al volo mentre salite in macchina. Dopodiché il gioco vi farà scendere dall'auto automaticamente e questo qui è già il segno che il glitch funziona e l'auto si duplicherà ragazzi. Questo test lo dovrete fare in ogni sessione che voi andrete a cercare per vedere se è la sessione giusta. E, a parte il test, una volta fatto questo prendete l'auto che è stata duplicata, come state vedendo è l'esatto clone, e ve ne andate allo Santos Custom dell'aeroporto. Per due motivi: uno perché è il più tranquillo e due perché diciamo sono già stati studiati i respawn e quindi è molto più semplice fare questo glitch. Una volta presa l'auto andate allo Santos Custom e la modificate tutta quanta al massimo, non pensate all'estetica ma pensate al reddito che vi potrebbe dare l'auto. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Friends per aver registrato questo video per me, perché io non potevo registrarlo e ha registrato questo video per me, e gliene do la grazia, diciamo, lo ringrazio moltissimo. E nulla ragazzi, procediamo con il glitch. Allora, come state vedendo siamo nello Santos Custom e modifichiamo tutta l'auto al massimo, al massimo ragazzi, dovete mettere tutto quello che potete. Ovviamente una volta che avete fatto il test della sessione, che avete fatto tutti quanti i passaggi che avete visto finora e che la macchina si duplica, insomma una volta che si è duplicata siete tranquilli che la sessione è buona. E come vi dicevo dovete farlo in una pubblica che abbia più di 20 persone almeno al momento quando fate il glitch ragazzi. Poi se le persone diventano una, diventano due, diventano 10, non è un problema, anche perché la sezione in quel momento sarà buggata solamente per voi e quindi potrete fare il glitch tutte le volte che vorrete senza nessun problema ragazzi. Quindi anche se dopo la sessione andrà a svuotarsi, voi non avete nessun problema perché il glitch l'avete fatto, cioè avete fatto buggare la sessione quando era già piena. Quindi andiamo avanti, come stiamo vedendo modifichiamo tutta l'auto al massimo ragazzi. Scusate ma un po' di tosse. E una volta fatto questo dovete rispettare tutto quello che io vi dirò in seguito ragazzi, altrimenti il glitch non vi riuscirà, quindi dovete rispettare
tutte le posizioni che vi dirò e tutti i passaggi, ragazzi, se volete che il glitch riesca. Premetto che questo glitch non ha il bypass, quindi potrete vendere le auto ogni 45 minuti. Una volta modificata la vostra auto, ragazzi, cosa dovete fare? Vi dovete mettere qui. Come state vedendo, ragazzi, il Los Santos Custom si apre da lontano, perché noi siamo entrati nel Los Santos Custom e abbiamo modificato un'auto. Quindi vi dovete mettere nell'esatta posizione in cui il Los Santos Custom si richiude. Quindi, una volta che siete nella giusta posizione, entrate nuovamente nella missione e andate a avviare la missione, ragazzi. Lo stesso passaggio di prima, solo un po' diverso. Qui accade la duplicazione. Una volta nella missione, cosa dovete fare? Uscite in fretta dalla missione, salite in fretta nell'auto e schiacciate R2 per accelerare molto velocemente. Entrate nello Santos Custom. Come avete notato, non chiude lo sportello, quindi questo sta a significare che dovreste essere molto veloci. Quando siete nello Santos Custom, ragazzi, fate un cambio di vernice. Allora, dopo questo primo passaggio non accadrà nulla, ma questo passaggio servirà per buggare ulteriormente la sessione, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere. Non è accaduto nulla, ma da questo passaggio in poi, ragazzi, avverrà la duplicazione del veicolo. Quindi andiamo avanti. Andiamo a riprendere la nostra posizione, ragazzi, quella che era appena, che abbiamo appena visto, insomma, no? Che ci permette di fare aprire il Los Santos Custom da lontano. Mettiamoci in una posizione che, diciamo, più o meno questa, ragazzi. Come avete visto, si apre e si chiude da lontano. Quando comunque è chiuso, avviamo la missione, ragazzi. È abbastanza semplice. Una volta avviata la missione, entriamo nella missione ed usciamo in fretta. E da qui in poi, ragazzi, vi riuscirà la duplicazione, perché la sessione è già buggata. Fatto questo, usciti dalla missione, saliamo di corsa in macchina, R2 per accelerare, e ci infiliamo dentro lo Santos Custom. Una volta nello Santos Custom, dobbiamo fare un cambio di vernice, ragazzi. Lo dobbiamo fare per forza, perché altrimenti non avverrà la duplicazione. Quindi ricordate bene tutti questi passaggi che vi ho elencato, anche perché questo è l'unico glitch dei soldi funzionante. Sono un paio di giorni che io e Frenzo ci stiamo lavorando e questo è l'unico glitch dei soldi funzionante. E adesso vedete, ragazzi, sorpresa, questa è la macchina duplicata che avevamo prima, la nostra Schwarzer che avevamo prima all'inizio del glitch, insomma. Quindi adesso che cosa dovete fare? Prendete questa rossa, che è il clone che si è appena duplicata, e andate in fretta dentro lo Santos Custom. Ragazzi, vi ricordo che questo glitch si fa da soli e intorno a voi possibilmente non ci deve essere nessuno nelle vicinanze dello Santos Custom, altrimenti il glitch potrebbe fallare, potrebbe non riuscire. Una volta che avete preso l'auto duplicata, entrate nello Santos Custom e qui potete mettere il segnalatore senza nessun problema. Mettete il segnalatore, ragazzi, e l'andate a sostituire se dovete sostituire, o andate a mettere in garage se avete molti posti liberi. È abbastanza semplice come glitch, sembra molto difficile, però non lo è. Una volta che ci avete preso la mano, lo fate abbastanza in fretta, insomma. Potete duplicare un garage in pochissimo tempo. Una volta che avete fatto, diciamo, l'azione di mettere il segnalatore, cosa dovete fare? Prendete l'auto, la mettete qui da un lato e tornate sull'auto originale, quest'auto qui, ragazzi. Allora, ci sono alcune volte, ragazzi, che dovrete ripetere il passaggio della vernice, cioè dovrete riverniciare l'auto per l'ennesima volta, come in questo caso, ma non dovete ripetere il primo passaggio a vuoto, perché quello non servirà più dal momento che la sessione è buggata. Quindi che cosa fate? Vi rimettete qui. Se vedete che la porta, come in questo caso, non si apre, rientrate nello Santos Custom e cambiate colore di nuovo all'auto senza nessun problema, e il glitch tornerà a funzionare, ragazzi. Per far sì che il glitch funzioni,
Il Los Santos Custom si deve aprire da lontano. Se non si apre da lontano, se non c'è quella giusta misura che avete visto nel video, il glitch non andrà a funzionare. Lo so ragazzi, è un po' palloso. Se troverò altri glitch migliori di questo, sicuramente li porterò sul canale, però per il momento questo è l'unico funzionante e mi sono comunque preoccupato di portarlo sul canale, anche se è un pochino laborioso come glitch. Adesso ragazzi andiamo a vedere un'altra volta. Come avevate visto prima, da lontano non si apriva il Los Santos Custom, mentre adesso si apre. Quindi che cosa dovete fare? Vi rimettete in posizione in maniera tale che basterà farsi un pochino indietro e diciamo la porta dello Santos Custom si chiuderà, come state vedendo. Una volta chiusa la porta dello Santos Custom, riavviate la missione, riuscite dalla missione e automaticamente dovete rifare lo stesso passaggio di entrare nello Santos Custom. Andiamo a vedere, salite al volo in auto, R2 pigiato, entrate nello Santos Custom ragazzi, cambiate il colore all'auto. Adesso andiamo a vedere, vi ricordo che questa è sempre l'auto originale, che voi dovete cambiare il colore tutte le volte. Comunque dicevo, cambiate il colore all'auto e uscite fuori. E come uscirete fuori ragazzi, vi troverete il clone, ovvero l'auto bianca che stavamo con cui siamo entrati. Quindi cosa fate? Prendete l'auto bianca, entrate nello Santos Custom e mettete il segnalatore e automaticamente la rossa che avete lì nell'angolo, come avete visto nello schermo a destra, sparirà e andrà a collocarsi in garage senza nessun problema. In questo caso io il glitch è finito, quindi non vado a fare altre duplicazioni, quindi potrete anche venderla tranquillamente l'auto se vorrete, oppure comunque se volete continuare a fare il glitch gli cambiate una verniciatura e gli mettete il segnalatore e la mettete in garage ragazzi senza problemi. Come state vedendo, cambiamo verniciatura e in teoria andremo a mettere il segnalatore, ma siccome a noi non interessa duplicare altre auto, il glitch finisce qui ragazzi. Spero di esservi stato di aiuto. Per questo glitch è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti.